Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete oggi siamo su Minecraft e per questa volta siamo da soli. Oggi, come avete detto dal titolo, farò il mio primo tutorial e vi mostrerò come creare una semplicissima porta pistoni. L'effetto farà così. Risulta tipo come una porta scorrevole. Potete usare sia un pulsante che una leva. E si aprirà e si chiuderà. Allora, per questa porta vi serviranno due pistone appiccicosi della redstone, un blocco che volete, una torcia di pietra rossa, no, ripetitore non servono, e o la leva o il bottone. Ora vi mostro un po' il meccanismo, che è proprio semplice, semplice. Qua allora c'è un blocco con una leva e la torcia di redstone. Qua c'è un circuito che sale, sale qua sale e arriva ai pistoni. Cioè, proprio facilissimo. Allora, cominciamo a farlo. Innanzitutto mettiamo due pistoni appiccicosi in questo modo e due blocchi a vostra scelta così. Poi qua scaviamo di 3 e arriviamo fino a 10 pistoni. Quindi facciamo così, così, così in questo modo. Quindi 2 lontane distanti dai pistoni e qua così. Fatto questo, prendete un blocco così e sopra un altro blocco. Poi mettete la leva e una torcia di pietra rossa e qua un altro blocco. Poi cominciate a mettere la pietra rossa. Allora mettete un altro blocco qua e mettete così. Vedete che già si accende il meccanismo. E se riuscite, visto che se fate così si collega, quindi non so se funziona, facciamo così, lo allarghiamo ancora di uno e qua, questo lo eliminiamo e facciamo così, poi lo allarghiamo ancora di uno, qua rompiamo e facciamo allora. Qua deve rimanere con 1, 2, 3, 4 blocchi qua, 1, 2, 3 blocchi qua, 1, 2 blocchi qua e 1 qua. Quindi lo facciamo salire e già si accende il primo e qua si accende il secondo. Ok, fatto questo è già finito il meccanismo, quindi ora ci manca solo da ricoprire il tutto. Ovviamente lo ricoprirete voi come meglio credete. Io in questo caso lo faccio tutto così. Allora così, così. Qua lo faccio un po' a caso adesso tanto. Lo alziamo ancora di uno così perché qua saliamo, quindi facciamo così. Qua possiamo anche fare così, così. Così, così, e qua tiriamo giù, cioè fate come volete praticamente, decidete voi, io faccio un po' così per farvi vedere, ma tanto, deciderete voi quello che volete fare. Allora raga, visto che qua c'è la porta, già funziona, mi sa che è meglio mettere la leva qua, quindi facciamo così, distruggiamo. Qua mettiamo la redstone e lo mettiamo qua il blocco perché è meglio così. Ho sbagliato, leva, torcia pietra rossa. Qua mettiamo il blocco per abbellire, mettiamo così, tanto per abbellire, così, tanto per, così, così. Ok. Praticamente abbiamo finito la porta pistone, è troppo semplice, guardate, così si apre.
se no vi faccio vedere anche l'esempio con il bottone, che è un po' più difficile passare, perché vabbè, non è che è difficile, però così. E col pulsante per uscire bisogna fare non lo so, raga, così, e poi schiacciate qua e uscite. Brutto. Cosa è successo? Ah, no, niente. E no, raga, mi sa che non funziona bene con la con il pulsante. Comunque, con la leva basta fare così, e una volta che siete dentro la lasciate aperta, tanto. Se mai, se no, qua spaccate il blocco e la chiudete. Cosa ci devo fare, raga? E così la porta pistoni. Poi, una volta che siete dentro, per uscire o fate un'altra porta pistoni o fate un altro passaggio segreto, che magari vi farò un altro tutorial in altri video. Qua intanto copriamo anche all'interno tutto il macchinario e tutto, i pistoni, così, qua pure di qua, e poi qua farete la vostra casa tranquillamente. Io ce l'ho già a casa, questo qua mondo che ho scelto a caso. E aspetta, la porta era qua, eh? Quindi facciamo anche così, to, per fare tutto parallelo. Qua apriamo. Ah, entriamo così. Poi entreremo con qua il pavimento tutto. Quindi sarà più bello. Questa porta nascosta, vabbè, non è molto nascosta perché c'è una rientranza, quindi si vede un po'. Vabbè, comunque raga, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un like, come al solito, commentate, condividete e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao raga!